Il prossimo riconoscimento è per il maestro Carlo Reali, che è qui con noi. Sapete quanti anni ho, vero? Ho fatto una fatica a venire qua stasera che voi non potete immaginare, perché io vado a letto alle 7:30, 8 massimo di sera, e stamattina ho pensato un attimo, devo andare perché Eliana se lo merita. Grazie. Grazie. Ma la mia carriera si è svolta in teatro, non tanto al doppiaggio, però io tornavo sempre il lunedì di riposo dal teatro per poter fare dei personaggi che Renato Izzo mi aveva già assegnato, e mi diceva sempre: mi raccomando, il lunedì di riposo non lasciarlo perdere, vieni qua e devi farmi quell'altro, insomma. E io tornavo, una fatica, dico, perché sapete, io ho fatto 14 anni di musical, 80 debutti ogni stagione. Sapete cosa significa 80 debutti? E quando vedo una valigia, un troller, mi viene da vomitare. Non posso assolutamente più neanche pensare di andare a Milano, a Padova. E le ho fatte tutte. Neanche la casa del cinema, però, sì. Stamattina quando mi sono svegliato, perché purtroppo alla mia età ho bisogno di prendere delle gocce per dormire. Sì. Allora, quando le gocce durano 4 ore, mica di più, quando mi sveglio prendo un'altra mezza pasticchetta per ridormire fino alle 7 almeno, perché sennò dormirei 3 ore per notte, non di più. E allora questo mi fa pensare che quando mi sono svegliato nell'antracte nel prendere l'altra mezza pasticchetta, ho detto: no, stasera devo andare da Eliana. Mica presa la pasticca adesso per tutti? No! Ho preso il caffè! Senti, no. Ma chi meglio di te può stare qua? Voglio dire, noi stiamo omaggiando un personaggio, oltre te naturalmente. Sergio non ha fatto solo il doppiaggio, Sergio no, ha fatto tanto e cinema, quindi, e anche televisione. Quindi è un attore completo, come sei completo te. Ma no, sono tanto completo. Sì, che sei completo, sei completissimo. Sto facendo degli sforzi enormi per reggere. Però sei una roccia. Allora io ho avuto la fortuna di fare una lunga serie con Carlo Reali. Una bellissima serie dove io doppiavo un rospo. Esatto. Era una cosa incredibile. E però posso dire, quando arrivava Carlo, io come mi rilassavo. Chi fa questo lavoro lo sa, chi dirige lo sa. E quindi quando arrivava Carlo dicevo: adesso mi metto a dormire, piavo pure la pasticchetta. No, la pasticchetta non la prendevi. Ero io che ti facevo dormire. No, per... Senti, vogliamo vedere la tua clip? Sì, abbiamo video. C'era la clip, non lo sapevi? No. Non te l'ho detto. No. Mannaggia, vieni. E ciò che sta qui. E che ne sei? Come fa Dina a parlare? Una cosa che se guarda. Mi ricordavo assolutamente. Come hai fatto a trovare? Lui è stato. Ma grazie. Che hai trovato? Dove l'hai trovato? Devo ringraziare però anche Valerio. Ringrazio Valerio Brandi perché Valerio, un applauso a Valerio. Grazie di lui, io ne trovavo. Io non ho ricordato. Me le ha fatte ricordare loro. Davide, sì, Davide. Davide. Ma questi sono giovani, oh. C'hanno una capoccia. Non me ne parlare di capoccia. Sì, perché... Comunque ti ringrazio molto, e ringrazio tutti voi. Aspetta che poi... Davide consegna il premio, non è un premio, è un ricordino di Sergio a Carlo Reali. La vita è un attimo e quel che passa più non tornerà. Vivi quest'attimo e del domani chi lo sa che mai sarà. Questo è un momento che se vivi amando più non finirà. La vita è un attimo e domani chi lo sa
E io, pensate, quando cantavo questa canzone non capivo quello che dicevo. Adesso ne capisco queste parole. Ora, e finché cantavo, parlavo. La vita è un attimo. Pensate che bello, io ci ho passato due anni, tutti, un giorno sì, un giorno no, ci vedevamo in sala ed era veramente un piacere. È stato per me una scoperta, io ho visto la prima volta al teatro Carlo Reali, al teatro La Comunità nel 1988, quindi mamma ti stimo mia. E ti voglio bene da tanto tempo. Eravamo piccoli. No, eri piccola, io ero già grande. Bello e buono. Ho cominciato a ballare e cantare a 56 anni. Esatto, è vero. La seconda giovinezza di Carlo. Un applauso a Carlo. Bravo.